Ecco il milanesimo youtuber che ci parla di Alibaba. E lo so, e che vogliamo fare? Dobbiamo picchiare Pasquale? No, dai, è un ragazzetto giovane, c'ha 42 anni, poverino, deve mantenersi. In realtà, tratto Alibaba adesso perché sembra che i mercati tecnologici debbano salire senza soluzione di continuità, non si fermano più. La tratto inoltre perché mi piace molto e lo dice il fatto che l'ho avuta diverse volte nel mio portafoglio negli ultimi mesi. Per trading molto brevi, ma anche per alcune settimane. E questo deriva anche dal fatto che mi piace tantissimo il business, così come è fatto, le cose che fanno, come le fanno, e soprattutto mi piace la mentalità della persona che l'ha fondata, che l'ha portata e l'ha fatta diventare quello che è Alibaba Group è oggi, Jack Ma Yun. Ho sentito numerose sue interviste in passato e più lo ascolto e più capisco che per diventare un imprenditore di quella caratura, così come anche Jeff Bezos e anche altri, servono delle doti eccezionali. Una persona che è stato il primo personaggio ed imprenditore cinese ad avere la propria copertina dedicata sulla rivista Forbes. Un'azienda che, quando scoprì nel febbraio 2011 che l'assegnazione del titolo di Gold Supplier, quella che viene data ai venditori più affidabili della piattaforma, era invece stata data da alcuni dirigenti a titolo di favore, e si parla di 2.236 fornitori, mica pochi, ha subito licenziato Alibaba, il suo direttore generale e altri 28 membri che erano complici in tali colpe. Ed in un'organizzazione che sembra sempre poco chiara e trasparente come quello che la Cina e il mercato cinese, è stato, secondo me, di una prontezza quasi impareggiabile. Ciao, che presentazione lunga oggi! Ciao, io sono Pasquale e questo è il mio canale Io Risparmio, dove ti racconto la mia avventura alla ricerca della mia indipendenza finanziaria e ogni tanto mi diletto anche a qualcosa di molto ma molto più pratico, come ad esempio in questo video dove cerco di portarti la mia analisi su un'azienda come quella che può essere Alibaba, anzi Alibaba Group Holding, una blue chip del mercato asiatico. Alibaba, azienda nata da Jack Ma e da altri 10, no, da altri 18 amici, che misero su 60.000 dollari, fondando quello che poi sarebbe diventato un impero come quello che è oggigiorno. Un impero cresciuto tantissimo anche dal fatto che il suo modello di business piacque tantissimo, moltissimo, ad alcuni importanti player della finanza internazionale come Goldman Sachs, Fidelity and SoftBank, che sovvenzionarono la compagnia con quasi 25 milioni di dollari e questo le permise di raggiungere nel 2001 la redditività. Azienda, tra l'altro, che è stata fondata solo nel 1998, per cui un ottimo inizio, in soli 3 anni praticamente, ma al giorno d'oggi è ancora conveniente aggiungere al proprio portafoglio. Si tratta di un'azienda sopravvalutata e dobbiamo quindi aspettare i famosi saldi? Bene, vediamolo assieme, ma prima andiamo a vedere quali sono i dati di Alibaba e quali marchi appunto produce tutto questo grandissimo business e fatturato. E poi passiamo invece ai dati di Simple Wall Street, andiamo un po' a vedere la parte un po' più tecnica. Bene, oggi andiamo a parlare di Alibaba Group Holding. Come dicevo nella presentazione del video, ovviamente quando parlo di Group Holding non parlo di Alibaba solamente, ma di un gruppo che detiene numerosi marchi, numerose aziende, che sono tantissime in realtà. In particolare quelle più importanti sono 9, che tra l'altro possono essere trovate nella pagina dell'Investor Relations. Sono Taobao, Tmall, AliExpress, Alibaba, 1688, Alimama, Alibaba Cloud, Kao Niao e Ant Financial. In linea di massima, qui andiamo a trovare la parte che si occupa delle vendite. AliExpress vende prodotti a basso costo a clienti internazionali. Tmall è una specie di negozio per i grandi marchi. Taobao potrebbe essere identificato un po' come l'eBay o l'Amazon della situazione, però solo dal punto di vista di negozianti che vendono appunto a consumer. Alibaba e 1688 invece sono due servizi di wholesaling, per cui sono dei grossisti. Alibaba è dedicato al mercato internazionale, mentre 1688 è dedicato al mercato locale. Poi abbiamo Alimama, che invece è una piattaforma di monetizzazione. Alibaba Cloud, vabbè, non ha bisogno di presentazioni, si parla di servizi di clouding. Poi abbiamo Kao Niao, che è un servizio di networking, per cui di logistica, è quello che utilizza tutto il network Alibaba per gestire appunto gli operatori che effettuano le consegne, e poi Ant Financial, che si occupa appunto dei pagamenti e di tutto quello che può essere il settore
l'ambito finanziario dell'Alibaba Group Holding. Una cosa che mi piace di questa azienda che voglio far vedere è il management, che io sono andato un po' a guardare un attimino un po' di informazioni riguardo ai vari membri di Alibaba e sono tutti, la maggior parte sono giovanissimi. Il Chairman and Chief Executive Officer Daniel Zhang, che è quello che ha preso, diciamo, il posto di Jack Ma, che adesso è rimasto solo come fondatore e direttore, è del 72, per cui si tratta di un 49enne, anche se secondo me non li dimostra, cioè ne dimostra molti di più, non se li porta bene. Però comunque si tratta di un management molto giovane, che per cui ha una, diciamo, una mentalità molto più aperta di quello che può essere magari un management vecchio stampo, anche se in aziende di questo tipo molto probabilmente non è neanche una formazione tanto vera, perché per crescere così tanto le aziende comunque devono avere un management molto proattivo. Adesso andiamo sul sito di investing e andiamo a vedere un attimino la situazione finanziaria di Alibaba. Possiamo andare a vedere la financial summary, anche se qui parte solo dal 2017, il fatturato è quasi quintuplicato e il profitto è andato comunque in crescita esponenziale anche qui, con un net income che è in impressionante crescita, come tra l'altro ovviamente il fatturato che ho visto poco fa. Si tratta di una situazione molto ma molto importante, cioè è un'azienda che produce tanto revenue e tanto fatturato, per cui, ma anche tanto profitto, per cui la liquidità è paurosa, è pazzesca. Liquidità che non viene distribuita agli investitori, ma viene reinvestita perché Alibaba non distribuisce dei dividendi, il che è una cosa che per un'azienda di questo tipo è importantissima perché promuove tantissimo la crescita. Se andiamo su CNP Wall Street andiamo a vedere anche che la capitalizzazione al momento è di 700 miliardi di dollari e si tratta di un'azienda che credo sia la settima o l'ottava per capitalizzazione nel mercato americano del New York Stock Exchange, per cui è un'azienda enorme. Andiamo a vedere un attimino come è andato a muoversi il prezzo nel tempo e ovviamente come si può vedere non ha avuto battute d'arresto se non appunto in quel famoso dicembre del 2018 e in questa problematica pandemica, ma ha già risuperato i massimi che aveva a gennaio, per cui è in una crescita esponenziale paurosa. E se andiamo a vedere anche l'ultimo anno, da un anno a questa parte, è una cosa impressionante, è un qualcosa di veramente un'azienda che cresce in maniera esponenziale. La valutazione, secondo gli analisti di Simple Street è molto sopravvalutata. Ora, come dicono anche i miei colleghi Domenico di Vivere di Dividendi e come anche dice Gianluca Neri Bandini, i dati di valutazione di Simple Street vanno sempre presi con le pinze perché viene preso in considerazione alcuni valori che non devono per forza essere quelli che tutti quanti andiamo a guardare. Una cosa che mi piace dire su questa azienda, così come tante altre aziende, è che comunque bisogna tenere in considerazione quello che si va a fare nel proprio investimento. Se si è un value investor, molto probabilmente questo prezzo è molto caro, ma se si è una persona che investe nel business, cioè una persona che crede in quel business, che crede nei valori di quell'azienda, il prezzo non è quello che si va a guardare perché ovviamente l'azienda andrà a produrre dei risultati altalenanti nell'arco della sua vita, ma se io sono un investitore che ama quel business, che ama quell'azienda, che ci crede veramente, a meno che non cambino molte cose all'interno del business, comunque io andrò continuamente a investire nell'azienda, comunque vada. Se andiamo a vedere la crescita futura, si aspetta un 12% di earnings annuali, per cui e anche per quanto riguarda il fatturato, anche qui la crescita che si aspetta è veramente impressionante. Per quanto riguarda quello che i analisti vanno a vedere, la vedono in crescita molto meno rispetto a quello che può essere il mercato di riferimento, e cioè l'industria di riferimento, e anche il mercato totale, mentre per quanto riguarda il fatturato cresce, dovrebbe crescere secondo gli analisti molto di più di quello non, di quanto non cresca sia il mercato di riferimento che il mercato totale. Se andiamo a guardare appunto la sua salute finanziaria, così come vedevamo prima dal sito di CNP Wall Street, dove appunto si andava a vedere che si trattava di un'azienda che fatturava molto, aveva molto profitto, ha anche pochissimo debito. Gli asset a lungo termine coprono praticamente tutto il debito a breve e lungo termine, e già quelli gli asset a breve termine coprirebbero quasi completamente le due situazioni debitorie.
E se andiamo a vedere appunto questo il grafico di balance sheet, il debito, diciamo, vero e proprio è veramente irrisorio rispetto a quello che sono le equity della compagnia. Tra l'altro, non distribuendo dividendo, ha un cash flow maggiore che può reinvestire in nuovi progetti, ma può anche utilizzare nel caso di problematiche molto importanti come quella appunto che è successa recentemente della pandemia. Una cosa che volevo andare a fare vedere di nuovo del prezzo è che ovviamente si tratta di un titolo altamente volatile, essendo un titolo tecnologico, ma che nell'ultimo anno è andato a darci come un ritorno quasi il 55%, pur considerando la situazione pandemica, e che l'avesse acquistata 5 anni fa, ad oggi avrebbe avuto quasi, no, quasi, avrebbe avuto un 213% di ritorno, ovviamente contro il mercato totale che ha dato solo il 64%, anche se l'industria di riferimento ha dato molto di più, però comunque è un'azienda che sicuramente va molto ad influenzare il proprio mercato, la propria industria di riferimento. Se andiamo a vedere adesso il management, come dicevo prima, un management molto giovane che da quando Jack Ma un po' sta lasciando le redini dell'azienda, ha solo 6 anni e 2 mesi circa di management attivo, per cui il management è molto molto giovane, sta lì praticamente da poco più di 6 anni, con un'età media, come dicevo prima, molto giovane, infatti qui si vede 56 anni di età media. E Jack Ma non lo vedo neanche più qua nella leadership, perché adesso è rimasto solo come fondatore e direttore, per cui non compare più board members dell'azienda. Altri dati, l'azienda ha un breakdown diversificato per quanto riguarda le sue azioni che sono presenti al pubblico, un 51% alle istituzioni, un 25% alle public company e poi quasi un 17% a noi poveracci che andiamo a investirci. Fra gli investitori che investono di più, come si può vedere qui, Jack Ma, con la sua traslitterazione cinese, Yun Ma, ha il 4% dell'azienda, ma il 25% sono di SoftBank, che è una delle tre aziende che ho menzionato all'inizio, le tre aziende finanziarie che hanno sovvenzionato inizialmente la crescita appunto di Alibaba, che è passata poi con questi 25 milioni di dollari di investimento. Poi vediamo come sempre i famosi BlackRock e Vanguard che sono dappertutto come la gramigna, T. Rowe Price che anche lei è sempre dappertutto come la gramigna, e come si può vedere praticamente le prime quattro posizioni, anzi 5, 1, 2, 3, 4, 5 di acquisto sono più o meno intorno al 30% del totale. Se andiamo a vedere il numero di dipendenti, l'azienda è passata da circa i 21.000 dipendenti del 2014. Siamo quasi ai 118.000 dipendenti nell'arco di soli 6 anni. Ovviamente il titolo viene tradato sia alla borsa di Hong Kong, dove è stata messa per la prima volta, ma anche al New York Stock Exchange nel Nasdaq. Per cui si può andare a investire in questa azienda in due mercati diversi. Ora, la situazione fra Cina e Stati Uniti non so come vada a finire, però la vedo molto dura che effettivamente queste aziende vadano ad essere delistate perché sono talmente grandi. E sarebbe anche una problematica per gli investitori americani che trovano profitto e crescita in un'azienda come questa qui, come Alibaba, che viene quotata ai mercati dei listini americani. Eccoci arrivati alla fine di questo video e anche di questa piccola finestra di analisi sul mondo di Alibaba Group e il suo business. Spero che la condivisione sia stata di tuo interesse. Se così fosse, ti chiedo la cortesia di lasciarmi le tue impressioni nei commenti qui sotto, come fai di solito se mi segui, eh? Per aprire una discussione in merito. Inoltre, se il video ti è piaciuto, ti prego, distruggi quel beneamato pollice in su, fai fare boom, iscriviti al canale e clicca sulla campanella delle notifiche. E anche per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!